Insieme, con le bandiere e i colori della propria terra tra le mani, ascoltando l'inno e pregando, soprattutto donne e bambini, affinché la pace arrivi presto con la fine dell'occupazione dell'Ucraina. L'ufficio diocesano Migrantes e la neocostituita associazione italo-ucraina Silni Razum, Forti Insieme, con la parrocchia della Concattedrale, hanno organizzato un incontro di preghiera per la pace in Ucraina sul sagrato della chiesa, guidato dal parroco Don Ciro 40. La cerimonia si è svolta in coincidenza con il 31° anniversario dell'indipendenza ucraina e i 6 mesi dall'inizio della guerra. Sono circa 200 gli iscritti alla nuova associazione, ma i componenti della comunità ucraina in terra ionica sono molti di più. Tarantini hanno accolto i nostri profughi, hanno aiutato molto con aiuti umanitari, abbiamo spedito tanta roba. Tutte le chiese hanno dato la disponibilità. Poi vorrei ringraziare Marisa Metrangolo, Associazione Migrantes, Stella Maris, che loro sono stati vicini dal primo giorno della guerra e adesso continuano ad aiutare. Abbiamo un appoggio sempre con migranti, sempre sappiamo dove andare quando abbiamo difficoltà. Questo è un momento importante anche perché la pace è quella che si sta cercando da tutte le parti. Il Papa in prima persona non fa altro che sottolineare il bisogno di pace. Il nostro vescovo con tutta la diocesi cerchiamo di essere vicini alle persone che hanno bisogno.